Parliamo di un'indagine sui medici di base, ne parliamo con Matteo Alberini, segretario dello SPCGL di Reggio Emilia. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E una buona giornata a Rino Soragni della Federconsumatori di Reggio Emilia. Buongiorno. Buongiorno a te e ai telespettatori. Allora, Soragni, questa indagine è stata ideata da voi, promossa da voi perché? Beh, diciamo, il ruolo del medico di base è un ruolo molto importante, lo abbiamo visto in questi ultimi 2 anni, ma spesso emergono delle criticità e anche dei dibattiti su questo argomento, sul servizio offerto dei medici di medicina generale. Quindi volevamo indagare facendo proprio un'indagine, una ricerca che ci permettesse anche di avere l'opinione dei cittadini. E quindi parte con questo obiettivo, ma anche con l'idea di fornire un quadro informativo e anche del percepito a chi fa programmazione e a chi fa pianificazione su questa materia. Quindi un'indagine promossa da voi, da SPIDA, Hauser. Intanto a grandi linee i reggiani sono soddisfatti, i reggiani ovviamente avete interpellato e hanno aderito al questionario, sono soddisfatti. Allora, diciamo che la sufficienza c'è, perché da una scala da 0 a 10 viene fuori comunque un ruolo del medico di medicina generale che è intorno a un 7%, ma con tante questioni poi da attenzionare, da migliorare e da modificare, soprattutto per il futuro. Innanzitutto, si emerge il fatto che laddove ci sono i medici insieme, nella Casa della Salute oppure consorziati con più servizi, lì il giudizio è molto positivo, perché spesso quello che abbiamo visto, soprattutto nel periodo della pandemia, ma anche prima, che è la carenza dell'organico dei medici, che è la scarsità anche della possibilità di avere un'interlocuzione col medico, anche di venire a casa, che spesso insomma è una delle cose che ci criticano di più, è stato un problema e continua a essere un problema. I giovani ci dicono che hanno, insomma, che hanno bisogno di orari più lunghi, non degli orari classici. Certo. Hanno bisogno anche di utilizzare maggiormente i servizi tecnologici, quindi online, telecomunicazioni, insomma, ampliare gli orari, ampliare il servizio. E abbiamo invece la parte più anziana che ci chiede e che chiede soprattutto al medico una maggiore domiciliarità, cioè andare incontro magari venendo a casa, una possibilità di avere una maggiore interlocuzione, un rapporto più come accadeva una volta, Più cioè del medico. stretto. Invece spesso la burocrazia, spesso anche l'utilizzo delle visite specialistiche porta il paziente sempre, insomma, a vedere in questo periodo, ma non solo in questo periodo, un rapporto un po' freddo e Certo. burocratico. Alberini, perché avete sostenuto anche convintamente questa indagine? Quali elementi di interesse sono emersi per voi? Beh, la figura del medico di medicina generale, l'ex medico di famiglia, medico condotto, era già importante per gli anziani prima. Poi, durante la pandemia, ci siamo accorti che la medicina di prossimità, la medicina del territorio, è basata su questo primo indispensabile elemento di presidio, cioè il medico di medicina generale, che è quello più vicino, più prossimo al paziente, che lo conosce, ne conosce la storia ed è in grado di intervenire per la gran parte dei suoi problemi. Per gli anziani questo è determinante, soprattutto per quegli anziani che hanno ridotte capacità di mobilità, avere un rapporto con una persona che li conosce, che li ha seguiti, che magari sta curando delle malattie croniche nel tempo. Ecco, quindi per noi sapevamo già da prima che la figura del medico di medicina generale era essenziale, tanto è vero che quando succede, come ormai spesso succede, magari ne parliamo,
che viene a mancare in un comune la figura del proprio medico, si rivolgono a noi tanti pensionati preoccupati e fortemente preoccupati. Ecco, per questo noi abbiamo ritenuto interessante capire cosa succede nel mondo reggiano di questi professionisti, vedere il grado di soddisfazione, vedere quali sono i pregi e i difetti di alcune strutture organizzative che ci sono nel territorio, per magari anche inserire questa esperienza, questa conoscenza dentro la discussione che si sta facendo sulla riforma della medicina. Cioè per fare delle richieste anche a livello territoriale rispetto all'evoluzione di alcuni servizi. Senza dubbio, per esempio abbiamo avuto la prova da questa ricerca che c'è una differenziazione a seconda dell'età. Come già diceva il presidente di Federconsumatori, per i giovani che hanno più dimestichezze con i nuovi sistemi informatici si richiede più tempo per colloquiare magari telematicamente, mentre l'anziano chiede più tempo a disposizione per l'ascolto, per il contatto diretto. Per fare questo bisognerebbe riuscire a interloquire con i medici di medicina generale, ma soprattutto con la Regione Emilia-Romagna, per cercare di capire come togliere qualche adempimento burocratico ai medici in modo che possano dedicarsi invece al rapporto, all'ascolto personale col paziente, che non è una malattia, è una persona che ha dei bisogni. Certo. Solagni, quali altri elementi interessanti emergono da questa ricerca? Allora, innanzitutto noi abbiamo fatto una prima diciamo, ricerca sui 42 comuni, cioè nel senso che abbiamo preso tutta la provincia ed un'indagine che ci dice sulla quantità che non ci sono differenze, ma le differenze però le conosciamo. Per esempio, se noi andassimo a indagare quella che è la montagna rispetto a quella che è la città o quella che è la zona più bassa del nostro territorio, lì potrebbero venire fuori sicuramente delle criticità maggiori. Ed è questo che noi con la prossima indagine, con la prossima ricerca vorremmo portare. È già in programma. Ci stiamo lavorando perché a livello nazionale c'è un dibattito in corso, c'è il rinnovo del contratto dei medici, ci sono delle proposte che stanno venendo avanti, quindi anche un ruolo diverso del ci medico. Sono le risorse del ci PNRR. Sono le risorse. Quello che è interessante vedere è che abbiamo chiesto di dare una priorità tra le farmacie, gli ospedali e il medico di base, e viene fuori che il medico di base rimane ancora una figura molto importante. Seguono le farmacie, credo che, e poi gli ospedali. Credo che il ruolo delle farmacie svolto soprattutto negli ultimi 2 anni è stato un ruolo non solo importante, ma che è stato molto apprezzato dai cittadini. E la prospettiva che noi vediamo, ma che vede anche il cittadino, è quello di avere una maggiore sinergia, una maggiore collaborazione. Cioè, intanto per non c'è più il medico solo in un studio e poi magari con difficoltà ad avere tutta una serie di rapporti con il sistema sanitario locale. Ci vuole appunto in prospettiva più forza, più sinergia, più integrazione e soprattutto nelle case della salute, ma anche laddove si mettono insieme più professionalità, e questa è la forza del servizio integrato. E forse Alberini, la pandemia in questo qualche indicazione, insegnamento può avercela dato rispetto alle necessità appunto di integrazione. C'è un messaggio di una persona che dice: io sono molto contento del mio medico per tutto. E quando ho bisogno viene anche a casa, evviva, scrive il telespettatore. E certo, ognuno poi ha la propria esperienza, alcune sono positive, altre invece, come lei ricordava, ci sono zone, territori che sono senza medici, e qui c'è anche il tema appunto della carenza degli organici. Sì, questo è il risultato della ricerca. I cittadini reggiani sono contenti del loro medico. Il guaio succede quando il loro medico abbandona. Quando non c'è proprio il medico. E quindi non si riesce, perché questo è il grosso dramma della pandemia, c'è una carenza totale di tutte le professioni sanitarie,
Mancano gli specialisti, mancano il personale, mancano anche, stanno andando in pensione, non si riesce a sostituire, mancano i medici di medicina generale. Quindi è quando viene a mancare il servizio che ci si accorge che prima ero contento del rapporto col mio medico e adesso non lo sono più. E il fatto che non si riesca a sostituirli, se non con delle soluzioni tampone che cambiano di mese in mese, aumenta il disagio e rende ancora più fragile il rapporto di fiducia e di ascolto tra il medico e i propri pazienti. Questo è un grosso problema che è peggiorato nelle aree disagiate perché i vari bandi che fa l'ASL per sostituire i medici che vanno in pensione, se riescono in un qualche modo ad essere coperti nella pianura, nella città, nelle aree marginali, si fa ancora più fatica perché i medici non ci vogliono andare. Da casa una persona dice che i medici di oggi sono molto sbrigativi. È vero. Era un po' l'aspetto nella, che diceva lei prima. Nella ricerca viene fuori la impossibilità anche da parte per la burocrazia che anche loro hanno, di avere quel rapporto di ascolto, di anche diagnosi e di umanità che c'era nel passato, perché questo si è perso nel tempo. Quindi c'è da recuperare questo. È chiaro che recuperare questo vuol dire più organico, più sinergia e anche un approccio diverso tra un giovane e un meno giovane. Esempio, il fascicolo elettronico, che devo dire, insomma, nel nostro territorio ha delle buone percentuali di adesione, però non è che si può risolvere tutto col fascicolo elettronico, e soprattutto il paziente che ha una certa età ha bisogno di essere ascoltato e anche in un qualche modo aiutato in questa tecnologia che spesso porta ad avere una distanza ancora più importante tra il medico e il cittadino anziano. E mi viene anche da dire, Alberini, che questo aspetto della tecnologia, se non seguito con attenzione, rischia veramente di creare dei divari tra le persone, tra le generazioni. Li sta già creando in tutti gli aspetti dei rapporti tra i cittadini e il mondo dei servizi. Anche perché questi strumenti che sarebbero utilissimi e cerchiamo per quanto ci è possibile assieme anche ad altre associazioni come l'Auser di aiutare i nostri associati a conoscerli e ad utilizzarli, però passano tutti ormai attraverso il famoso famigerato SPID, che per come è stato concepito non è ancora, come dire, non è di facile utilizzo per un anziano. Ci vuole un telefonino di un certo livello, di un certo livello di modernità, ci vuole una certa familiarità con le password che cambiano. È un tema piuttosto complicato, ma la tecnologia, attenzione, perché può essere una scorciatoia, ma dove è disponibile? Dico questo perché proprio venerdì mi è stato segnalato un caso, mi pare a Collagna, dove hanno chiuso un ambulatorio di medici di medicina generale in una località assolutamente marginale, sì, appunto come la montagna, delicata, perché non c'è la connessione internet e quindi anche il medico non riesce a fare le ricette e i certificati. Questo, insomma, richiede, se vogliamo davvero con i soldi del PNRR modificare la condizione di come è organizzata la medicina nel territorio, richiede un ragionamento a 360 certo. gradi. In una battuta, Soragni, la ricerca è disponibile anche online, certo, nel vostro sì, sito, sì. nel sito delle sì, soggetti sì, che hanno promosso? Sì, è disponibile sia sul nostro sito, è disponibile anche nel sito dello SPID, dell'Auser, comunque tutti coloro con cui abbiamo collaborato, ecco, anche la funzione pubblica della CGL, e quindi insomma può essere visionata, verificata. È stata fatta anche a Modena, hanno raccolto rispetto a noi quasi 3.700 questionari, noi siamo arrivati a circa 800, però anche la quantità
non ha cambiato quella che è la sostanza, certo, delle cose che ci siamo quello detti. Quello che emerge. Loro, ecco, sono riusciti a far emergere quelle che sono delle maggiori criticità in alcuni comuni, come si diceva un po' prima, perché noi prendendo tutti i comuni abbiamo un po' appiattito le criticità, ma anche a Modena comunque è venuto fuori un giudizio positivo, ma con tante questioni da... A seconda dei territori. Attenzionare. Non abbiamo più tempo, grazie. Grazie a Matteo Alberini, segretario dello SPI CGIL di Reggio Emilia, e grazie a Rino Soragni, grazie presidente a di Federconsumatori Reggio Emilia.